E anche la sono le 15, anzi le 16:58, e vorrei, come dire, dire una cosa nostalgica, a memoria. Noi abbiamo una sigla delle Zeppelin, ma c'era un'altra sigla delle Zeppelin, Moby Dick, che io ascoltavo quando ero un giovane appassionato di musica. Il programma era condotto da Massarini, da Cascone, e in quel programma io ascoltai per la prima volta il signore che con onore infinito vi presento, Edoardo Bennato. Ciao a tutti. Allora, Edoardo, la cosa che io trovo leggendaria è, ci conosciamo da un po' di anni, io ti ho conosciuto dopo per mia fortuna, ma insomma ti ho visto tantissime volte suonare dal vivo, e se c'è una cosa che fa la differenza tra te e molti altri, è una parola molto semplice che è passione. Non ti è mai passata, anche quando le cose non giravano dalla parte che ti piaceva di più, non hai mai mollato, non hai mai nemmeno, perdonami, venduto l'anima. Cioè, qual è il fuoco che ti brucia dentro, caro Ma che Edoardo? le cose non girano bene, mi è capitato fin dal primo momento, no? Cioè, perché questo è tutto raccontato poi nel DVD che c'è, nel Esatto, che CD. Sì, io eccolo qua. praticamente confesso, non è che indulgo nel passato, il passato non è che mi interessi No, molto, direi di no, non. però ho pensato, siccome dal vivo le faccio queste canzoni, sono attuali. Ho pensato di ricantarle, e vedi, in copertina ci c'è anche la stessa copertina con l'immagine mia di adesso. Quindi ho ricantato le 8 canzoni originali e poi ho aggiunto i brani che mancavano, i personaggi, c'è Mastro Geppetto, Lucignolo. A suo tempo il grillo parlante ero io. Cioè, il grillo parlante, sai, c'era la contestazione, cioè, sta arrivando il grillo parlante, ha fatto l'università, adesso ci fa una bella lezione di morale. E noi invece gli spacchiamo il palco da cui lui vorrebbe farci la lezione di morale. Ecco, il grillo parlante allora ero io. Adesso il grillo parlante è un comico che fa il grillo parlante e che. E che troppo ci aveva mancato il governo, anche se indirettamente. Però chiaramente l'atmosfera che si respira in questo momento in Italia è collodiana. Ci sono questi personaggi collodiani che sgambettano molto impettiti a volte e non si capisce dove vogliono andare a parare. E quindi con Lodi si sarebbe divertito molto. Noi un po' Noi un po' di meno, meno. chiaramente. Però sai, Mangiafuoco, Mangiafuoco, chi è Mangiafuoco? Ultimamente senti, no, ma chi è Mangiafuoco? Ma sarebbe troppo facile dire che Mangiafuoco è quel personaggio, O quell'altro quell'altro. imbecille, no? Mangiafuoco probabilmente rappresenta la nostra incapacità, la nostra rinuncia a condizionare il potere, a far valere i nostri interessi, i nostri diritti. E quindi è la bulia, la superficialità della gente Ma secondo comune. te perché se... Chiaramente sono discorsi impopolari, Lo perché la so, gente. ma infatti ti chiedo una cosa molto... Voglio dire, ognuno di noi ha una risposta, non perché io penso che tu sia il cantautore che ha la verità, No, come assolutamente, raccontavi in una anzi. famosa canzone, però secondo te perché è successo? Noi abbiamo vissuto, parliamo di cose vere, io e te, cioè la nostra generazione, ha vissuto dei momenti in cui appunto l'arte, il desiderio di cambiamento, la politica erano quasi una cosa sola. Perché adesso è tutto così disperso? Dal tuo Politica, punto la di politica vista. significa l'impegno di ognuno di noi a cambiare, a migliorare il nostro rapporto con gli altri. Però vedi, in Italia c'è un problema di fondo. Ogni problema etico, sociale è relazionato alla latitudine. Insomma, a Stoccolma, quando eleggono il delegato viene, oltre ad essere eletto, controllato dalla base. La stragrande maggioranza della comunità, oltre a delegarlo, lo controlla. Ci sono Certo. mille fili invisibili, ma solidi, che legano la base al potere. Quindi il delegato si guarda bene dal non fare gli interessi della collettività, perché viene costantemente controllato dalla comunità. La stragrande maggioranza della comunità, quella a latitudine, ha una coscienza sociale più alta e riesce a condizionarlo. Al Cairo questo non avviene, per cui il delegato, ammesso che sia stato delegato, Che è già molto difficile. diventa un despota, diventa un tiranno, utilizza la religione a suo uso e consumo per tiranneggiare e per soggiogare le masse. Quindi, vedi, c'è questo codice latitudinale che sottintende questo rapporto tra la base e il E potere. noi siamo un po' in Noi mezzo. siamo in una situazione intermedia, non solo,
per motivi storici e geografici l'Italia rappresenta situazioni molto diverse tra Bolzano e Lamezia Terme. Chiaramente io, essendo uomo del Sud, devo istintivamente difendere il Sud anche da questo tipo di razzismo nei confronti del Sud. Però è un problema non è un problema di stupidi intelligenti, buoni e cattivi, ma di maturità sociale. Io mi sono creato questa impalcatura per cui è lo stesso rapporto che c'è tra l'adulto e il bambino, c'è in questo momento tra una fascia latitudinalmente adulta e una fascia bambina. Scrivere canzoni è più difficile in un periodo come questo. È chiaro, perché comunque io, sì, adesso il 22 faccio una Lectio Magistralis alla IUM a Milano, in cui presento i miei quadri, vengono esposti prima i quadri che io voglio comprare. Ecco, l'obiettivo qual è? È dimostrare, ammesso che ce ne fosse bisogno, che su questa pianeta non ci sono diverse razze, ma un'unica razza, la razza umana, che si è apparentemente diversificata nel corso del movimento latitudinale, però a dispetto del colore della pelle, gli esseri umani hanno le stesse potenzialità fisiche e morali. Quello che invece ci condiziona spesso è la differenza latitudinale. E quindi spesso i nuovi arrivati vengono visti come dei delinquenti. C'è questo luogo comune, questo razzismo latente. E noi dobbiamo invece smantellare questi luoghi comuni per essere propositivi. Adesso tu l'hai messo, non è che te devo fare un complimento, però tu da battaglia contro i luoghi comuni, diciamo che l'hai iniziata già con le prime canzoni. Cioè, dal primo disco tu in qualche modo ti sei messo sanamente a farci vedere la realtà. I buoni e cattivi. In un altro modo. I buoni e cattivi in effetti era un concept album da cui partivo proprio... Non ci sono buoni e cattivi, o comunque non possiamo dire che siccome a Stoccolma o a Copenaghen funziona tutto bene, lì sono buoni e al Cairo sono tutti deficienti. No, evidentemente ci sono altri parametri che dobbiamo prendere in considerazione. Perché? Per essere propositivi, perché per migliorarci sia singolarmente sia come collettività. In questo momento la matassa è ingarbugliata, per cui ogni frase corre il rischio smentita in 5 minuti. Cioè, sì. Adesso andiamo a vedere le notizie. Però noi abbiamo le nostre idee e difendiamo le nostre idee. Siamo tutti uguali. Potenzialmente non ci sono diverse razze, un'unica razza. Lo ribadiamo io e Ernesto. Esatto. Siamo qui a prenderci le nostre responsabilità. Senti, ci fai sentire una cosa invece che ancora oggi tu pensi sia, non voglio dire la tua canzone perché è impossibile, ma una canzone che ti presenta il tuo biglietto da quello che, lo so che sono confuso, ma fai conto che qua c'è mia figlia di 4 anni, io gli devo spiegare chi è Edoardo Bennato. Vabbè, io vedi, c'è una canzone che è diventata... Anche non tua, c'è cioè qualcosa canzone... che in qualche modo canzoni mie ce ne sono tante che mi piacciono, soprattutto quelle americane. No, c'è una canzone manifesto che parla delle ragazze che fanno grandi sogni. Grandissimo. Tu hai una figlia di? Una di 15, una di 22. Io c'ho un'unica figlia che ha 13 anni e che si chiama Gaia. E che comunque per me, capito, è tutto. E questa canzone è dedicata in effetti al mondo femminile, all'universo femminile. Le ragazze fanno grandi sogni. Forse peccano di ingenuità, ma la luce le riscatta sempre, non le fa crollare mai. Le ragazze sono come fiori, profumati di fragilità, ma in amore sono come querce. Qui dall'altra parte siamo noi, incerti ed affannati siamo noi, violenti ed impacciati siamo noi. Mai a capo, ecco, noi maschi siamo confusi e quindi non ne veniamo mai a capo. Questo anche è solamente... nell'album qui c'è un brano che si chiama La Fata, che è La Fata posso dire che secondo me è una delle tue canzoni più centrate, cioè in cui c'è tutto Bennato in pochi minuti. E io a un certo il punto il tuo amore per le favole, ma il tuo amore per la fantasia, il tuo amore per la donna, il tuo amore per la società, cioè, ma Ernesto, ma la favola era un'esigenza, quella di dire delle cose
con dei contenuti, però non essere troppo cattedratico moralista, capisci? Cioè, quindi che non è mai io facile. Vedi, con questo meccanismo ho la possibilità di parlare dei persuasori occulti, di quelli che utilizzano le nostre aspirazioni, fanno leva sulle nostre velleità, riposte o ben riposte o mal riposte, per tanti vantaggi. Il gatto e la volpe sono questi, sono quelli che organizzano i concorsi di Foci Nuove, quelli che carpiscono la buona fede dei ragazzi, o comunque quelli che ti danno un marchietto, un ubicon system, si dice, cioè anche a livello politico, certo. Ci sono i gatti e le volpi, ecco, quindi ho la possibilità con questo meccanismo di raccontare, di dire certe cose senza essere moralista, non solo, ma con canzoni di questo tipo io riesco ad arrivare sia agli intellettuali, ammesso che ci siano ancora, professori di università, e anche ai ragazzini, ai bambini. Infatti sul palco io con la coda dell'occhio osservo proprio i bambini, perché i grandi, tra virgolette, i grandi sono legati al passato, indurgono nel passato, sono, capito, ai miei tempi. Invece io mi rivolgo, siccome dici smantello i luoghi comuni, e anche questo è un luogo comune, per cui guardiamo sempre, sì, è giusto che il passato ci serva come esperienza, base e memoria, come certo. Base, come memoria, sì. Però utilizziamolo per l'immediato presente, per il futuro, perché comunque abbiamo bisogno in questo momento di energia, di carica. Io non mi prefiggo di fare lezioni di morale o di sociologia o di politica, ma di dare buone vibrazioni con la musica, perché è importante che abbiamo buone vibrazioni per essere propositivi e attivi, perché è un momento in cui dobbiamo tutti quanti partecipare più che mai, perché se no deleghiamo i nostri rappresentanti che e poi non li controlli più nemmeno, come dicevi prima. Esatto. Quindi voglio, diamoci da fare. Senti, ci fai sentire un pezzo di Burattino Senza Fili? Una cosa che ti piace, una cosa che vuoi fare. Ti voglio raccontare com'è che è nato Lucignolo, per esempio. Ah, certo. Sono partito dal riff di chitarra, il classico riff. Sono partito da qui e Lucignolo me lo sono immaginato come un PR che organizza i rave party. Certo, cioè, oggi, giustamente. Nella favola di Collodi era appunto uno che lo portava a divertirsi, nel diciamo. Paese dei balocchi, allo scatafascio. E quindi nel 2018 Lucignolo chi può essere? È uno che organizza i PR, un invasato, uno che dice... Io faccio questo mestiere per vocazione, sono un illuminato. Io rigorosamente dormo tutto il giorno, la sera mi metto all'opera. La luce, la mia luce vi guiderà. Non vi dirò fino all'ultimo momento a che ora il rave party e dov'è. Lo scoprirete attraverso la rete e io vi illumino la strada e arriverete là. Il mio nome è Lucignolo e come abracadabra arriverete al posto dello scatafascio e vi scatafascerete per 2 giorni e 2 notti. Il mio nome è Lucignolo. Ecco, vedi. Difficile resistere. Sì, Lucignolo è difficile resistere. E questo è il personaggio. Chiaramente ho bisogno di una base di rock and roll, di rock. Ho fatto anche il video, che è divertente, che si trova comunque nel DVD, perché in questo album... C'è anche un DVD in cui racconto anche così, la mia vita, cioè come ho cominciato, perché ho cominciato, i problemi che ho avuto. Tu poco fa parlavi appunto delle insidie. Così. È un mestiere il tuo che non ha una sicurezza. Cioè. Eh no, ogni giorno devi reinventare tutto, devi partire da zero e comunque devi avere energia per poterla poi restituire attraverso musica, attraverso i concerti, attraverso il rock and roll. Allora, facci sentire un pezzetto di Lucignolo, dai, che sarebbe fantastico. Con la chitarra non riesco a farlo. E allora un'altra cosa, a tua scelta. Un pezzo a cui tengo molto, e che racconta in poche strofe la nostra esistenza. Cioè, noi arriviamo su questo pianeta. Non è che abbiamo fatto una domanda... scritta per arrivarci, veniamo iscritti, nostro nell'arte. E fin qui va tutto bene, perché a un certo punto ci rendiamo conto che è bella questa vita e cominciamo a viverla, però incominciamo anche a farci delle domande e ci dicono,
non ti preoccupare, adesso sei bambino, quando sarai più grande avrai le risposte che cerchi. Quindi cominciamo a studiare, a capire, ad indagare. Ce la mettiamo tutta, però più passa il tempo, più diventiamo grandi e anziché capire, capiamo sempre di meno. Ecco, è il vuoto e poi ti svegli e c'è un mondo intero intorno a te. Ti hanno iscritto a un gioco grande. Se non comprendi, se fai domande, ti risponde, ti dice è presto, quando sarai grande, allora saprai. Saprai perché. E quindi ce la mettiamo tutta. Edoardo, abbiamo degli appuntamenti per poterti venire a vedere dal vivo, perché immagino che con la tua eccellente band che abbiamo visto anche qui a Webnotte ci si diverte. Ci si diverte. Allora, quando ti possiamo trovare in giro? A parte il 25 che siamo in Slovenia, vabbè, ma diciamo che l'appuntamento forte in questo momento è l'8 di giugno a Comacchio, perché è un open air in cui ci sarà anche l'ex Britti, per cui il rock allo stato puro, il rock proprio, ragazzi, meglio di ci sono io con la chitarra che chitarre. Non bene, e vabbè, però poi c'è Giuseppe Scarpato che è fantastico, che Serie A, Gennaro Porcelli che è super Serie A, e poi ci sta Alex Britti che è mio praticamente tuo figlio, chiamiamolo così, no, fratello, perché cioè lui è lo zio di Gaia, mia figlia, e io sono lo zio di Edoardino, che è nato adesso, e che quindi c'è un legame, come dire. Per cui lì la situazione sarà per me, infatti qualcuno mi ha detto, senti, anziché sono un ermo, metti tutte e due le voi perché il volume sarà stratosferico, quindi siete avvisati, se venite è proprio rocker tipo SDC. poi questo è l'8 di giugno, il 10 di giugno dobbiamo andare a Vancouver. Per cui dobbiamo prendere un aereo a Venezia, facciamo Venezia-Toronto e Toronto-Vancouver, e lì è un altro open air. E arriverai adesso come una zucchina, perché dopo il viaggio... Non lo so, però ragazzi, il rock and roll è energia, fortunatamente, e per cui ci si diverte, con l'obiettivo di divertire chi viene a sentirci. Allora, questa è la versione 2017, quella nuova di Burattino Senza Fili. Ovviamente quello che dovete fare nella vita è avere l'originale e avere anche questa, perché le due cose insieme si capiscono meglio. E il resto, però questo qua nei negozi non c'è, si compra sulla rete da Mondadori. Perfetto, tanto oramai tanti negozi, nei negozi non c'è mai nessuno. Non sono stato mai molto bene. No, ma poi se hai visto la classifica di questa settimana, ci sono nei primi 5 posti 4 rapper e Lorenzo Fragola, i cui dischi nei negozi non ci sono, è tutto online, quindi anche noi in questo momento. A proposito, mia figlia l'altro giorno ha detto, papà, senti, devi comprarmi i biglietti per, come si chiama, rap. Gemini, che no, di origine... Gali. Ho detto, papà, devi comprare i biglietti per Gali. Ho detto, senti, preoccupare, quindi ho chiamato a uno dei miei amici del cortile, Aldo Foglia, e ho detto, senti, ci sono ancora i biglietti Gali. È bravo Gali. È molto bravo, sono d'accordo con te. Meno male, eh? Piacerà a tua figlia, ma non è male. Allora, questo dicevo, allora lo trovate, c'è un sito peraltro dove potete trovare tutto quello che vi serve di Edoardo, eccolo qui, quindi andate online bennato.net e trovate tutto quello che vi serve. Allora, è stato un piacere averti qui oggi, Edoardo. Per me. Allora, dunque, un altro brano che mancava era Mastro Ceppetto, di cui abbiamo fatto il video. Assolutamente. Lo voglio vedere un pezzetto. Vediamo un pezzetto di Mastro Ceppetto. Intanto, mentre tu spieghi, io lo cerco. Allora, Mastro Ceppetto, vi confesso, a suo tempo non l'ho preso in considerazione, perché era
Mastro Geppetto si collegava proprio poco con quelli che sono gli stilemi, i canoni del rock and roll. Adesso ho preso il coraggio a due mani e mi sono inventato questo Dixieland. E quindi è andato Mastro Geppetto. Avevo finito il testo, era quasi finita la canzone. Mi sono reso conto che nelle strofe iniziali Mastro Geppetto non l'avevo ancora menzionato. Ero in auto, in macchina, guidavo da Palinuro a Napoli e a un certo punto mi è venuta in mente la frase ma non ve l'ho detto, mi chiamo Mastro Geppetto. E tutto sommato sono stato fortunato perché ero un affragato, mi sentivo già spacciato, ma mio figlio mi ha cercato, non si è mai rassegnato, alla fine mi ha trovato, rileggetevi la scena, in una caverna scura che non era una caverna ma era in pancia una balena. Nessuno. Questa è stata illuminata. I rapper di oggi non ci riescono, dai. Allora. Non sciogli lingua perché allora, questo è il video, Mastro Geppetto. Questo è il video, se io riesco a farlo partire, chiaramente, perché penso sempre. Mastro Geppetto, e siamo... Eccolo qui. Mastro Geppetto. E tutto sommato sono stato fortunato perché ero un affragato, mi sentivo già spacciato, ma mio figlio mi ha cercato, non si è mai rassegnato. E alla fine mi ha trovato, rileggetevi la scena, in una caverna scura che non era una caverna, ma era in pancia una balena. Sono Mastro Falegname, andato in pensione, qualche anno fa. Sì, mi sono immaginato questo falegname, questo così, artigiano, che è andato in pensione, e si costruisce questo burattino perché è stato solo e quindi ha questo burattino con cui parlare, anche se poi gli procura un sacco di guai. E sì, l'atmosfera è collodiana, come collodiano l'atmosfera che viviamo in questi giorni, in queste ore. L'atmosfera italiana è collodiana, però noi ce la mettiamo tutta e cerchiamo di ribaltare la situazione e condizionare i governanti, i delegati. A sapere chi sono i governanti. Quando scopriremo chi sono, noi li condizioniamo, li facciamo rigare dritto. Grazie Donato, grazie per essere stato qui. È sempre un piacere averti con noi. Grazie a voi per averci seguito. Ciao ragazzi e ragazze.